Mister Anastasio, un'altra battaglia però che vede il Siracusa uscirne alla grande. Io penso che oggi non c'è niente che discutere, penso sull'aspetto soprattutto caratteriale della squadra. Noi oggi abbiamo affrontato una delle squadre più in forma, penso, del campionato. Nelle ultime 5 gare, secondo me, la Cereale ha dimostrato di stare nei piani alti della classifica. Sicuramente hanno incontrato un Siracusa molto, ma molto agguerrito, molto, tra virgolette, incavolato per la mancata vittoria di Modica. Perché oggi possiamo discutere tutto quello che vogliamo, noi abbiamo avuto 10 palle gol, quindi voglio dire, una volta che non entra dentro, i ragazzi avevano il rammarico, insieme a me avevamo il rammarico, che oggi potevamo parlare di una lunghezza in più rispetto a quello che c'è adesso. Oggi ci prendiamo questi 3 punti, secondo me sono 3 punti importantissimi e di sostanza. Di sostanza, perché in un campo del genere, ragazzi, è un campo di patate, è un campo dove non si può giocare, non c'è tecnica. Tanto è vero che mi ha fatto riflettere durante la settimana, volevo fare un tipo di centrocampo, ma siamo venuti insieme al direttore e al Vittorio Iemma, il mio secondo, siamo venuti 20 minuti di nascosto a tutti quanti, siamo venuti al campo per vedere le condizioni e ho dovuto cambiare, perché questo non è un campionato dove noi dobbiamo vincerlo, parliamoci chiaro. Purtroppo è la prima volta che mi lo dico, ma oramai arrivato a questo punto ci dobbiamo provare con tutte le nostre forze. Questo mi fa sì che devi essere molto lucido in tutti i momenti. L'unità di Mascara permette anche di cambiare completamente modulo, lei così li fa impazzire gli allenatori avversari. Preparano un certo tipo di squadra contro il Siracusa, poi si trova Mascara dietro continuo e da posto. Guarda, questa qua è una domanda che, sinceramente parlando, l'ho nascosta fino all'ultimo, no? Allora tutti quanti si aspettavano Mascara davanti alla difesa. Purtroppo noi abbiamo dei giocatori che mi danno, sotto il profilo del sacrificio, mi danno tanto. Questo qua, lo ripeto per l'ennesima volta, l'allenatore facilitano, tra virgolette, i cambiamenti di modulo, che poi effettivamente il modulo non è stato toccato, soltanto che lì abbiamo messo 3 ragazzi di rottura, dove veramente oggi hanno fatto una gran partita da leoni, veramente, da siracusani a tutti gli effetti da leoni. Sono molto contento, ragazzi. Ultima cosa, mister, questo Scordia non molla, lo sapevamo, però domenica dovrà fermarsi e noi di fronte avremo il Milazzo al De Simone. Noi da parte nostra dobbiamo fare finta che lo Scordia comunque non riposa e c'ha 3 punti. Noi dobbiamo fare in modo che per noi ce l'abbiamo il fiato sul collo. Non ci possiamo permettere minimamente di pensare che lo Scordia riposa. Per noi lo Scordia gioca e ha 3 punti già in tasca. Da lì partiamo con una mentalità diversa. Noi dobbiamo sempre avere la concentrazione massima fino all'ultima giornata di campionato. Se mi permettete una domanda sola, ve la posso fare io? Come? Anzi, una riflessione, un mio pensiero. Magari sui tifosi che non... Sì. Secondo me questa è una vittoria dove io lo dico, ma penso che da parte di tutti quanti, ora il capitano è dentro, i ragazzi sono tutti quanti dentro. Questa qua va dedicata a tutti i tifosi del Siracusa. Ma senza ruffianamento, io dico che questa qua va dedicata ai tifosi della Curva Anna. Curva Anna è una... mi ha dimostrato, ma già me l'aveva dimostrato diverse volte, questa qua è l'ennesima volta che è una tifoseria oramai matura per calcare campi diversi, campi molto diversi. Io non conosco le altre, non mi interessa, a me interessa in questo momento il Siracusa. Sono molto maturi, sanno che in squadra ci sono delle persone che danno il massimo per questa maglia, in base al risultato che esce fuori ci hanno sempre sostenuto, anche nei momenti più difficili, anche quando vincevamo, abbiamo fatto 5 partite di fila, comunque sempre presenti allo stadio, sempre presenti. Oggi vedere lo stadio senza tifosi per noi è stato deleterio. E per noi una cosa voglio dire alla Lega, quando ci sono tifosi, ma ripeto, quelli di quest'anno, non conosco il passato quindi non so giudicarlo, non è giusto che le tifoserie non possano eseguire la propria squadra, perché loro rappresentano la città, noi rappresentiamo la città, quindi noi rappresentiamo la città di Siracusa, i tifosi rappresentano la città di Siracusa e Siracusa. Quindi se una società, se spende dei soldi, ha messo in moto una macchina dove vuole fare per 2-3 anni qualcosa di importante, non è corretto, non è giusto né per il Siracusa né anche per le altre squadre comunque non avere i tifosi a seguito. Oggi
siamo contenti per la vittoria, felicissima, la dedichiamo alla Curvanna, ma oggi volevamo tuffarci noi in curva con i tifosi, perché no? Perché levarci sia a noi e a loro questa gioia? Okay. Perfetto.